distribuzione e la vendita attraverso le edicole, sarà un altro momento in cui segnalare la nostra visibilità, ma non tanto per la scadenza in sé, che durerà appena un'ora, incontreremo gli editori, ma per come poi si svilupperà il progetto dopo, insomma, come si implementerà questi rapporti con gli editori. Bene, allora Giuseppe, ti ringraziamo molto di questo intervento. Fabio, due secondi per dire che tutto questo lavoro che da anni stiamo facendo sul tentare di rendere visibile il lavoro dell'edicolante, qualche risultato lo ha anche dato. Perché chiunque può andare a vedere gli atti della Camera sulla legge di riforma dell'editoria, chiunque può andare ad ascoltare la discussione che sulle edicole c'è stata in Parlamento da parte degli onorevoli alla Camera, e si renderà conto che si è parlato delle edicole, degli edicolanti, in un modo in cui per 40 anni o 50 anni nessuno si è mai sognato di parlare. Cioè si è parlato delle edicole, degli edicolanti, sapendo di che cosa stavano parlando e dei problemi che gli edicolanti hanno, pur non avendo trovato soluzioni definitive, va bene. Però quello che stiamo cercando di fare, questa cosa dei sondaggi va anche in quella direzione, è quello di far capire che il lavoro dell'edicolante non è quello del povero scemo che non sa cosa fare, si mette lì ad appoggiare un giornale in mano alla gente, ma è che è un lavoro importante. Quando parliamo di lanterne, lo hanno capito i parlamentari. Noi su questa strada di rendere visibile e trasparente il lavoro dell'edicola continueremo, perché credo che sia la strada utile per portare a casa poi anche i risultati sul piano delle leggi e anche sul piano contrattuale. Quindi noi su quello ci impegneremo fino in fondo e senza mai risparmiarci. Bene, grazie Giuseppe, noi ci risentiremo mercoledì prossimo e quindi...
Allora, riaccendiamo i microfoni da Radio Rete Edicole perché dopo aver ospitato il segretario del Sinagi Giuseppe Marchica è il momento della nostra intervista quotidiana che oggi abbiamo un po' posticipato proprio per delle esigenze organizzative. Come avete letto dal palinsesto abbiamo con noi Giovanni Russo Spena che salutiamo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, buongiorno. Allora, Giovanni Russo Spena è uno studioso di materie legate alla Costituzione, al diritto, è stato anche parlamentare, segretario di Democrazia Proletaria negli anni passati, qualche decennio fa, Giovanni, e però appunto oggi in questo periodo si sta occupando della promozione dei referendum costituzionali e contro l'Italicum. È stata un po' una sorpresa generale, questo va detto, anche se la stampa non l'ha messo in evidenza, o meglio alcune testate come il Fatto Quotidiano stamattina titolava addirittura 120.000 firme. Sta andando veramente molto bene ed è una ipoteca abbastanza grossa sulla sfida lanciata da Renzi a proposito della riforma del Senato, che il cui referendum si terrà ad ottobre. Ma in realtà abbiamo chiamato Giovanni anche per capire un po' che in questo periodo c'è un'esplosione di iniziative referendarie. Oggi verranno presentate quelle sulla scuola, sugli inceneritori e poi ancora sull'acqua, sulle trivelle. Quindi parleremo sicuramente dell'iniziativa Primavera della Democrazia che sta avendo tanto successo, come ci ha raccontato il Fatto Quotidiano, e poi vorremmo una riflessione anche su questo nuovo modo di fare politica molto vicino alla società civile, di cui la società civile sembra essersi in qualche modo impadronita in senso positivo e farne uno strumento di lotta importante anche su temi politici di primo piano quali le riforme costituzionale e la riforma del Senato. A te la parola, Giovanni. Sì, io sono molto d'accordo con l'impostazione che tu davi, ho la stessa sensazione, io faccio parte del Comitato Nazionale, per intenderci quello che c'ha i maggiori giuristi, e non solo di sinistra italiani, ma i più grossi giuristi liberali, da Rodotà, Zagrebeschi, a Pace, a Villone, a Ferrara, alla Carlassare, sono in questo comitato e devo dire che non soltanto la raccolta di firme di cui parlavi va molto molto bene, veramente tutta diciamo, l'intellettualità e anche l'associazionismo, i partiti di sinistra, non ovviamente il PD che diventa qui l'avversario principale, in questa Renzi diventa l'avversario principale in questa battaglia democratica, ma tutti quelli che hanno a cuore una civiltà democratica del paese, contro lo sfibramento di questa coscienza democratica del paese, sono in campo, stanno scendendo in campo. Io ti potrei dire, ho già fatto una decina di assemblee, stiamo costruendo comitati territoriali in tutta Italia con dei risultati straordinari, devo dire, ormai è da 40 anni che mi interesso di temi giuridici e politici, devo dire che mai avevo visto assemblee e teatri così pieni come in questo momento, stanno succedendo comitati ovunque, questo è importante perché i comitati devono rispondere a questa massa d'urto mediatica dei giornali e delle televisioni che Renzi ha completamente conquistato, pensiamo all'unificazione tra Corriere della Sera e Repubblica voluta da De Benedetti e dal potere finanziario che sponsorizza Renzi, pensiamo alla riforma della RAI con l'affidamento e la delega ad un amministratore delegato nominato dal Presidente del Consiglio che ha nominato l'organizzatore della Leopolda come amministratore delegato della RAI, mi verrebbe da piangere se non ridessi, cioè siamo di fronte alla sostanzialmente ad una forma di occupazione del potere, apre il clientelismo della Prima Repubblica, a un'occupazione del potere molto molto grave. E quindi questa strategia referendaria è
come dire, uno strumento di cui la parte più avvertita per il momento, poi noi speriamo la maggioranza popolare, la parte più avvertita del popolo italiano, dopo anni e anni in cui vi era stata appunto questa mancata reazione alle controriforme, sia sul lavoro, sia sulla scuola, sia sull'ambiente, ma controriforme anche istituzionali e costituzionali, ora si sta svegliando attorno a questo strumento, che è uno strumento certo non di democrazia diretta in quanto tale, ma è certamente uno strumento della democrazia di prossimità, potremmo dire, cioè più vicina alla possibilità per le persone di tenere nelle proprie mani il proprio destino, ecco, lo voglio dire così con semplicità, una forma di democrazia molto più vicina alle persone. Eppure per noi pensiamo non soltanto al referendum costituzionale che si terrà probabilmente nell'ottobre del 2016, che voglio far notare è un referendum non abrogativo, ma è un referendum sulla controriforma costituzionale voluta da Renzi e approvata dal Parlamento, il che significa che non occorre, attenzione, non occorre il quorum, cioè il 50% più uno dei votanti, per cui cioè vince il sì o il no a seconda di chi, dei voti, quindi è molto importante che vi sia una minoranza anche del Paese, ma molto attiva, molto determinata, tesa a difendere la Costituzione, perché questa minoranza attiva che noi vogliamo e che sarà capeggiata anche dall'AMPI come messaggio appunto di essere noi partigiani della democrazia costituzionale nata dalla Resistenza, noi pensiamo che a ottobre questo plebiscito che Renzi in maniera anche arrogante ha dichiarato, cioè vincerò il plebiscito e sarò lì 20 anni, ha detto un mese e mezzo fa, anche De Gaulle lanciò un plebiscito in Francia, De Gaulle non era certamente Renzi, era un po' superiore dal punto di vista delle qualità anche carismatiche, eppure perse il referendum plebiscito, perché appunto quando tu lanci plebisciti è come dire, c'è già un prodromo di regime, c'è già qualcosa del regime, e se noi riusciamo a risvegliare la coscienza democratica del Paese sul tema appunto di quale modello di democrazia vogliamo, probabilmente questo plebiscito potrebbe essere una brutta, come dire, una brutta giornata per Renzi. Come lo prepariamo? Lo prepariamo innanzitutto con il referendum per il no dell'ottobre 2016, ma anche mettendo in discussione la legge elettorale, perché il grande pericolo per la democrazia costituzionale in questo Paese nasce dal combinato disposto, come diciamo noi giuristi, cioè se si mette insieme la controriforma costituzionale che riguarda il Senato, che riguarda l'accentramento statalista e la legge elettorale, il cosiddetto Italicum. Perché? Perché questo combinato disposto che sembra incidere solo sulla seconda parte della Costituzione, invece viene a incidere sulla prima parte della Costituzione, sui primi 12 articoli che sono non modificabili, come gli stessi padri e madri costituenti hanno detto espressamente, hanno voluto e hanno scritto nella Costituzione stessa. E invece qui siamo di fronte al fatto che con una legge elettorale che contro la sentenza numero 1 del 2014 della Corte Costituzionale prevede ancora soglie di sbarramento, un premio di maggioranza abnorme, per cui una forza che prende il 20-21% ha il 55% dei seggi, cioè siamo molto al di là, come Rodotà giustamente ha scritto, della legge truffa, e molto al di là perfino della legge di Acerbo, della legge voluta da Mussolini, cioè qui siamo di fronte a un caso straordinario di accentramento del potere nelle mani di un solo partito e quindi di una sola persona, perché sappiamo che il partito oggi non ha forme di democrazia interne, ma i partiti sono feudi di un uomo solo al comando. Ecco, questo accentramento è pericoloso perché tra l'altro potrebbe eleggere una maggioranza del 55%, si elegge il Presidente della Repubblica, si elegge il Consiglio Superiore della Magistratura.